Buonasera, benvenute e benvenuti al TG6. In apertura il consueto bollettino sull'andamento della questione epidemiologica, con i dati forniti dall'assessorato alla sanità. Aumentano i casi di positività al Covid nella nostra regione, ma non si registrano nuovi decessi in sanità, anche i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva. Balzo dei contagi da coronavirus in Abruzzo, 51 nuovi casi accertati con i test delle ultime ore. Dalle città ai paesini, dalla costa alle aree interne riguardano l'intero territorio regionale. 20 fanno riferimento alla provincia di Teramo, 11 a quella di Pescara, 10 all'Aquilano e 8 al Chietino, mentre per 2 sono in corso verifiche sulla provenienza. Il paziente più giovane ha 2 anni, il più anziano 93. Non ci sono decessi recenti, il bilancio delle vittime è fermo a 477, aumentano le terapie intensive. Tra i nuovi casi ve ne sono 7 a Pescara, 4 a Rocca Casale, paesino dell'Aquilano, in cui vivono 650 persone, 3 a Colonnella, a Giulianova e a Martinsicuro e altrettanti a Rocca Santa Maria, paesino di 500 abitanti delle montagne teramane, dove si erano registrati numerosi contagi, 2 a Roseto degli Abruzzi, a Bellante e a Vasto. Gli attualmente positivi, 47 in più rispetto a ieri, salgono a quota 817, 58 pazienti, più 8 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 5 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 754 più 38 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I guariti sono 3.023 più 4 rispetto a ieri. Il totale abruzzese dei casi arriva a 4.317, 616 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila. 1.019 in provincia di Chieti, 1.838 in provincia di Pescara, 808 in provincia di Teramo, 33 fuori regione e per 3 sono in corso verifiche sulla provenienza. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 192.553 test, 1.626 nelle ultime 24 ore. Lo stato di salute delle imprese abruzzesi, in particolare di quelle più piccole, non è di certo dei migliori in questo periodo di emergenza sanitaria. Crolla infatti l'export, ma fortunatamente sono state poche le chiusure e a certificarlo è un'analisi della CNA regionale. Il servizio è di Paolo Renzetti. Analisi della CNA sull'andamento e lo stato delle piccole imprese alla luce dell'emergenza sanitaria. Fortunatamente, Presidente, ci sono state poche chiusure in questo periodo difficile a livello nazionale, però l'export è andato letteralmente a picco. Sì, noi ci siamo trovati, diciamo, come tutti gli altri, del resto, questa pandemia all'improvviso e non sapevamo come agire. Le imprese hanno resistito perché sono state meno chiusure, sia perché ci sono stati provvedimenti del governo che hanno aiutato e che hanno infuso un po' di ottimismo, anche perché credo che c'è molto coraggio da parte dell'impresa e c'è una grossa determinazione a portare avanti questo lavoro svolto e si pensa e si crede in una possibile ripresa e noi siamo ottimisti, perché crediamo che con il nostro lavoro, con le nostre capacità, con la flessibilità che abbiamo di crearci nuovi mercati, sicuramente riusciremo a venire fuori da questa crisi. Per quanto riguarda invece il crollo dell'export, diciamo che l'export specialmente è legato totalmente alle questioni al mondo dell'autotrasporto, con la chiusura di così tanto tempo, un mese e mezzo, si sono prodotti questi risultati. Sicuramente in breve tempo saranno recuperati. Ci preoccupa in verità quello che sarà il futuro, nel senso una volta che l'autunno ci preoccupa tantissimo quando verranno a meno, diciamo, quando si dovrà tornare a pagare le imposte, quando cominceremo a pagare di nuovo i mutui e là bisogna stare attenti a creare delle condizioni buone affinché questo coraggio mostrato dalle imprese e questo ottimismo venga veramente supportato.
E adesso la politica. Il sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, aveva giudicato in maniera impietosa i risultati del PD dopo le ultime elezioni, invitando il segretario regionale Michele Fina a dimettersi. Quest'oggi, nel corso dell'edizione delle 14 del TG6, in diretta è intervenuto proprio Michele Fina per replicare, dicendo a Luciani: dimettiti dalla tua ignoranza. Allora vediamo un estratto della diretta di oggi. Luciani dice di non essere un iscritto al PD, ma di essere un simpatizzante. Non è né un simpatizzante e né un amico, altrimenti non farebbe polemiche idiote nel pieno di una campagna elettorale. Gli ho proposto di confrontarci subito dopo, in diretta, ma insiste. Noi siamo in piena campagna elettorale, soprattutto Ferrara a Chieti ha la possibilità di diventare sindaco, ne sono certo, ha avuto una bellissima performance e quindi io penso che questo sia il tempo non delle polemiche ma del combattimento. Innanzitutto il PD, proprio per il fatto che stiamo parlando del ballottaggio e della campagna elettorale, è vivo e vegeto, mentre invece Luciani, che a fine corsa come sindaco, si agita perché è preoccupato del suo futuro, legittimo. Il mio consiglio è di dimettersi dalla sua ignoranza. Eh sì, perché lui parla di Avezzano non sapendo niente di niente, probabilmente passa solo da Avezzano solo quando in autostrada va verso Roma. In queste elezioni si è votato in più di 60 comuni, 50 di questi in provincia dell'Aquila, li ho girati in lungo e in largo. Luciani probabilmente, se voi gli fate questa domanda, non saprebbe dirvi 3 o 4 comuni in cui si è votato in provincia dell'Aquila, e comunque di nessuno saprebbe la storia politica, chi si candida e da dove vengono. Vi ricordo che quando lui si è candidato segretario regionale, voleva candidarsi alla regione, in realtà poi ha ritirato la sua candidatura, non per la telefonata di Zingaretti, ma perché in intere parti di territorio, per esempio queste che dimostra di non conoscere, non sapeva nemmeno come raccogliere le proprie firme per presentare la propria candidatura. D'altra parte, se avesse proposto quella sua idea, che era quella di una fusione tra Forza Italia, che è il partito da cui proviene, e Partito Democratico, chiamandolo Forza Democratica, avrebbe riscosso un qualche risata, ma non tanti consensi. Io credo che lui sia politicamente e mentalmente rimasto un po' così, appeso a un elastico, a testa in giù, e barcolla qui e lì e guarda il mondo alla rovescia. Io gli voglio bene, gli consiglio di rimettersi in piedi e di guardare il mondo dritto. Auspico, per rispondere in definitiva alla sua domanda, che Ferrara possa raccogliere il consenso largo della città, perché è stato votato molto lui e oggi il ballottaggio è tra due persone, non tra le loro appartenenze, e io conto sul fatto che Avezzano, la Lega, possa... il centrodestra possa perdere, e questo naturalmente sarebbe una notizia incredibile in una tornata in cui, in modo molto semplice, il centrodestra avrebbe dovuto riconfermare queste due città e molte altre in giro. Evidentemente le divisioni e l'arretramento politico sono anche il frutto dell'insoddisfazione del governo della regione, oltre che della politica estremista di Salvini e della Meloni. La cronaca riprenderà la settimana prossima il processo sulla morte di Anna Carlini, trovata senza vita nell'agosto di ormai 3 anni fa sotto il tunnel della stazione di Pescara. Vediamo il servizio di Isabella Martello. Sono passati ormai 3 anni dalla morte di Anna Carlini, trovata senza vita all'interno del tunnel della stazione ferroviaria di Pescara. Il 1 ottobre riprende il processo. La famiglia si attende giustizia, voi confidate nella magistratura pescarese e continuate a chiedere determinate cose. Noi confidiamo fino all'ultimo nella giustizia affinché si possa cambiare il capo d'imputazione, perché con questo capo d'imputazione Anna è morta 2 volte, Anna è insieme a noi. Perché Anna è stata uccisa, ricordiamo, è stata fatta bere, menata, violentata e stuprata. Non possiamo pensare solo a una missione di soccorso e una violenza sessuale, perché Anna non c'è più. A noi non ci rimane solo che sperare che veramente ci sia una giusta sentenza per chi commette, si sporca di questi gravi reati. Andare avanti non è semplice, voi continuate a lottare. Io continuo e continuerò a lottare finché non si faccia luce veramente in questa vicenda, e non possiamo fare silenzio, cioè non si può fare silenzio. Sono ultimamente rimasta senza parole anche con la sentenza della Cassazione di Jennifer, cioè non... come...
Non so, come si fa un assassino ancora a dargli gli sconti di pena? Cioè, che messaggio stiamo lanciando nei tribunali? Che oggi si può uccidere? Perché se pensiamo che un assassino da 30 anni ne può prendere 20, io chiedo veramente che cambi qualcosa e ci voglio credere fino all'ultimo nella giustizia. Perché veramente Anna, come tante altre persone, meritano giustizia, e chi deve pagare paghi, perché Anna è una sorella di tutti e la madre di tutti. E ricordiamoci sempre che Anna era una ragazza anche malata, una ragazza che non si è potuta difendere. Almeno una giusta sentenza possa continuarci a dare la forza di vivere, almeno quello, chiediamo solo quello. Presentato questa mattina all'Università di Teramo il premio Libertà e Diritti delle Donne. Si tratta di un'iniziativa della CGIL Abruzzo e CGIL Teramo rivolta agli studenti universitari che potranno concorrere con un testo scritto o un'opera multimediale. La giuria tecnica sarà presieduta da Susanna Camusso, Tania Bonici Castelli. La CGIL Abruzzo e Molise e la CGIL di Teramo scendono in campo per la prevenzione e il contrasto alla discriminazione e violenza di genere nel linguaggio, nella cultura e nel mondo del lavoro. Lo fanno attraverso un concorso rivolto agli studenti dell'Università di Teramo dal titolo Libertà e diritti alle donne. Un premio che avrà lo scopo di stimolare una riflessione tra le giovani generazioni sulla matrice culturale di abusi e violenze. Si potrà concorrere attraverso un testo scritto o un'opera multimediale. Un premio per ribadire libertà e diritti delle donne. Sì, oggi presentiamo il concorso Libertà e diritti delle donne, rivolto agli studenti dell'Università di Teramo per stimolare una riflessione sul contrasto e sulla prevenzione della discriminazione di genere e soprattutto sulla matrice culturale che questo purtroppo si porta dietro. Cosa dovranno fare gli studenti? Gli studenti potranno presentare in modo collettivo oppure individuale un'opera letteraria oppure multimediale, opere che è possibile presentare dal 1 di ottobre al 31 dicembre 2020. Il bando di questo concorso sarà consultabile sul sito della CGIL di Teramo, www.cglteramo.it, e sul sito dell'Università di Teramo, www.unite.it. Chi valuterà questi elaborati? Ci sarà nominata una commissione tecnica presieduta dalla segretaria Susanna Camusso, che si occupa del responsabile delle politiche di genere, e chiaramente un componente di questa commissione tecnica sarà nominato dalla commissione pari opportunità della provincia di Teramo proprio per il tema che stiamo affrontando. Ma lei pensa che c'è ancora bisogno di ricordare che ci vogliono diritti per le donne? Assolutamente sì, la questione femminile purtroppo è una questione che la politica in generale non prende in considerazione. Pensiamo sempre che la questione femminile occupi soltanto una metà della società. In realtà, se non ci rendiamo conto che occupa la totalità della società, non ci renderemo mai davvero una società democratica e giusta. La premiazione del concorso promosso dalla CGIL è prevista per l'8 marzo 2021, giornata simbolo dei diritti della donna in tutto il mondo. La CGIL Abruzzo chiede la convocazione di un tavolo di lavoro per affrontare le problematiche relative al servizio mense nelle strutture sanitarie pubbliche della provincia di Pescara. Vediamo il servizio. L'appalto della mensa ristorazione dei presidi ospedalieri della provincia di Pescara da sempre è un appalto problematico, per cui le organizzazioni sindacali unitariamente, Filcan CGL, Fisascat CISL e Will Tux Will, hanno sempre promosso tavoli di confronto per andare a risolvere quelle che sono ormai problematiche storiche legate comunque al personale ridotto e risicato. Con l'emergenza Covid-19, con l'apertura del nuovo palazzo, nuovo ma vecchio, perché comunque si trova nella struttura vecchia dell'ospedale civile Covid-19, la situazione è precipitata. È precipitata in quanto la palazzina, per quanto ci riferiscono gli stessi addetti che prestano servizio, non è adatta comunque a garantire gli standard di sicurezza legati alla criticità dell'epidemia.
e non ci sono corridoi dedicati, esiste un solo ascensore che poi molto spesso si blocca, delle problematiche, loro sono costretti ad utilizzare dei montacarichi di cui non abbiamo contezza della corretta sanificazione, ci sono diversi problemi. Per di più non è stato implementato il servizio, quindi ci troviamo a gestire un servizio in più con dei protocolli di sicurezza da dover seguire, con delle attenzioni particolari attinenti comunque alla sanificazione, all'igienizzazione, alle pulizie dei locali e del materiale in uso. Voltiamo pagina, ma occupiamoci comunque di sanità, perché anche all'ospedale di Pescara verranno eseguiti trattamenti di embolizzazione prostatica, una terapia questa meno invasiva per l'ipertrofia prostatica per l'appunto. Scopriamo di cosa si tratta. Intervento mini-invasivo di embolizzazione prostatica eseguito all'ospedale di Pescara. Il primo caso in Abruzzo su un paziente di 53 anni che era affetto da ipertrofia prostatica benigna e costretto da parecchio tempo a portare il catetere urinario a permanenza. Il 28 agosto noi avevamo questo paziente che abbiamo studiato con degli esami diagnostici anche di radiologia, oltre ad essere stato inquadrato dal punto di vista clinico dagli urologi, che aveva questo catetere da più di 7-8 mesi ed essendo una persona giovane, a sopra 50 anni, aveva questa grande necessità di non avere più una vita di relazione, perché voi capite che un paziente che porta da più di un anno un catetere e per la ritenzione di urina, cioè lui era costretto, la sua menzione era legata alla presenza del catetere endovescicale e anche alla sua vita di relazione con la compagna, la moglie, quindi viveva questa vita e noi stavamo andando incontro a questa depressione. Il problema di fare un intervento demolitivo a una persona di 59 anni avremmo creato una marea di problemi, nonostante gli urologi oggi con la robotica, con i laser, sono in condizione di poter eseguire degli interventi mirabili. Quindi abbiamo cercato di studiare bene il caso e abbiamo eseguito questo cateterismo super selettivo pungendo l'arteria femorale, quindi navigando all'interno, entrando in tutte e due le arterie prostatiche in anestesia locale e chiudendo tutte e due le arterie prostatiche. Questo paziente aveva già rischiato praticamente perché è andato in blocco, quindi ha avuto la necessità di posizionare un catetere e data la giovane età non è proprio una delle esperienze migliori. Aveva anche una ghiandola prostatica di notevole volume, per cui per evitare quelli che potevano essere i rischi legati ad un intervento chirurgico, effetti collaterali legati all'intervento stesso sotto la sfera sessuale, abbiamo pensato di comune accordo col paziente e col dottor De Gidio di attuare questa tecnica di embolizzazione. Una tecnica che non ha visto molti casi sul territorio nazionale, quindi noi ci vantiamo di essere uno dei primi centri che insomma questa nuova tecnologia con ottimi risultati. Il paziente ha tollerato benissimo la manovra, l'abbiamo mandato a casa dopo 48 ore col catetere, il catetere che è stato rimosso dopo 20 giorni e il paziente è più che soddisfatto. Ovviamente questa non è un'alternativa, questa è un'ulteriore arma che noi abbiamo per trattare quei pazienti che magari correttamente possono essere inviati su questo percorso. Il gruppo comunale Aido Pescara, in vista della giornata nazionale Aido di domenica prossima, dal tema quest'anno dimmi sì alla donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule, ha organizzato un convegno sulla sensibilizzazione e l'informazione presso la Sala Tosti dell'Ex Aurum a Pescara. A pochi giorni dalla giornata nazionale del sì per la donazione di organi, tessuti e cellule organizzata dall'Aido, l'Aurum di Pescara ha ospitato un convegno di grosso spessore sul tema della donazione. Ha concluso Pina Pasetti, presidente del gruppo Aido di Pescara, organizzatrice del convegno, che ha ricordato come quest'anno il Covid si sia messo di traverso impedendo di fatto gli incontri in piazza per spiegare le ragioni del sia la donazione, ma ci sono altri luoghi, per esempio quelli dello sport, i palazzetti, le piscine, i luoghi dove sempre a giusta distanza ci si può incontrare. In questi luoghi il simbolo Aido ci sarà grazie sempre all'impegno di qualcuno
dietro le quinte. Possiamo essere presenti nei palazzetti o comunque nelle palestre, nelle piscine comunali, proprio grazie anche al suo impegno. C'è grande necessità, purtroppo, dipesa dal fatto che ci sono tante patologie, ma anche dovuta al fatto che a Pescara accadono tanti incidenti, e quindi per questo c'è bisogno di una grande attività legata alla donazione, ma soprattutto perché è un'attività che è legata un po' anche alla sfera intima, personale, quindi riguarda un po' anche una sorta di sensibilità e gratificazione della persona, quella di donare una parte di se stessa. Non sapremo mai dove andremo, ma noi seguiteremo ad esserci anche fisicamente. Io penso che saremo sempre presenti nello spirito, abbiamo la possibilità di essere presenti ancora, di dare una continuità, di dare ancora un senso alla nostra vita. Ed eccoci alla pagina sportiva del nostro telegiornale. Domani prima giornata di campionato per il Pescara, che alle ore 14 ospita il Chievo. Non ancora perfezionati i tesseramenti dell'attaccante Asensio e del difensore Bocchetti, che dunque non saranno disponibili. Subito titolare invece Bellanova, il servizio. Riparte la stagione ufficiale del Pescara, domani ore 14 contro il Chievo con la direzione di Rapuano di Rimini si aprirà il massimo Oddo Bis dopo settimane davvero particolari che lo stesso allenatore racconta nella conferenza stampa. Da una retrocessione del Perugia che non sente sua all'emozione di tornare sulla panchina della squadra della sua città con un passato che è stato bello, ma ora si apre una pagina nuova. Io sono estremamente motivato, ancor di più perché è stato un anno brutto dal punto di vista del risultato sicuramente, ma diciamo che non mi sento granché responsabile per quello che è successo l'anno scorso. La storia la sapete tutti e sicuramente negli annuari del calcio ci sarà scritto Oddo retrocesso a Perugia, ma onestamente non sento molto mia questa retrocessione. Per me l'emozione c'è, ma ci sarebbe stata ovunque, perché nel momento in cui hai le motivazioni, motivazione uguale emozione, perché senti qualcosa dentro che ti spinge a fare qualcosa di importante. Vola basso Oddo e predica umiltà. Ci sono squadre come Monza e Spal fuori portata, ma comunque al momento non vuole sentire parlare di playoff. Si parte senza un obiettivo di classifica, ma con quello di puntare a giocare bene. Il resto dovrà essere una conseguenza. Dobbiamo concentrarci sul cercare di darci una bella identità e di cercare di far divertire la gente che va a vedere la partita, che seppur ne è poca, vabbè, la vedrà in televisione, però si vede uguale. Però in questo momento bisogna ridare anche un po' di entusiasmo. Slittano i tesseramenti di Asensio e Bocchetti, che non sono convocati, al pari di Borrelli, Bulino e Balzano. Ci sono Bocic e Memusciai. Il centrocampista albanese, reduce dall'operazione al ginocchio, partirà dalla panchina, come il polacco Jarosinski. La novità sarà Bellanova, titolare a destra di una difesa completata da Drudi, Scognamiglio e Masciangelo. Valdifiori e Omeonga in mediana, poi ballottaggio Busellato Diambò. In avanti Riccardi e Galano a supporto dell'ex Seter. Squalificato Maestro. Per il Delfino la voglia di vendicare la sconfitta del Bentegodi dello scorso 31 luglio, che lo condannò ai play-out. Il Chievo ha cambiato poco, ma ha fatto alcuni innesti. L'ultimo un ex recente, Luca Palmiero, ufficializzato oggi. Nei giorni scorsi hanno firmato l'esterno Mogos, il centrale Iannes, gli attaccanti Canotto e Manuel De Luca. Il tecnico Aglietti dovrà rinunciare a Vaisanen, Di Noia e Giaccherini, e arriva la prima giornata con l'affanno di chi, a causa di diversi casi Covid, ha dovuto annullare tutte le amichevoli precampionato che erano state programmate. Oddo però è chiaro. È certamente una buona squadra e ha un allenatore bravo che è capace di dare molta solidità a questa squadra, come ha sempre avuto da quando è arrivato lui, e sicuramente sarà una partita molto, molto difficile. Sul fronte mercato c'è un nome nuovo sul taccuino dei dirigenti biancazzurri. Si tratta del centravanti argentino Matteo Retegui, classe 99, giocatore della scuderia di Francesco Totti, di proprietà del Boca Junior e reduce da una discreta stagione in prestito all'Estudiantes della Plata. Nei prossimi giorni il giocatore potrebbe già arrivare in città.
E invece in Serie C è stato revocato lo sciopero che era stato proclamato da Assocalciatori. Tra AEC e Lega Pro è stata fondamentale la mediazione del presidente federale Gabriele Gravina. Si va verso l'ampliamento della lista dei calciatori da 22 a 24 con possibilità di inserimento di giocatori classe 2001. La prossima settimana, dichiarato in una nota il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, sono già state fissate due riunioni con le nostre società per confrontarsi e deliberare sulle proposte di modifica che con l'AEC abbiamo ragionato di apportare. Dunque domenica si giocherà regolarmente il match della prima giornata di campionato tra Teramo e Palermo in programma alle 15 allo stadio Bonolis con la direzione di Maranesi di Ciampino. Intanto sul fronte mercato il Teramo ha perfezionato l'uscita dell'attaccante Pietro Cianci, ceduto al Potenza con la formula del prestito annuale a titolo oneroso. E ancora calcio dopo il lungo viaggio di rientro. Ieri la squadra del Notaresco è stata celebrata dai tifosi al rientro allo stadio Savini. Il presidente Di Giovanni, gratificato dal blitz del Massimino, non nasconde le sue ambizioni per il campionato di Serie D che inizierà dopodomani. Abbiamo scritto una pagina di storia, sia per me personalmente ma soprattutto per la città di Notaresco, perché è la prima volta che noi ci cimentiamo a questi livelli e poi non solo disputandolo ma anche vincendo questa partita, che è stata una partita fondamentale dove abbiamo meritato di vincere. Siamo tornati quindi entusiasti di questa situazione e questa è un'ulteriore pagina di storia, perché effettivamente abbiamo disputato una grande partita. Sono orgoglioso per noi, per la società, ma ho fatto i complimenti ieri sera quando sono tornati ai ragazzi, perché se la sono proprio meritata, perché poi il merito è loro, insomma. A due giorni di distanza non si spegne l'eco dell'impresa del Notaresco, capace di espugnare dopo i supplementari il Civali Massimino di Catania e approdare al turno successivo di Coppa Italia. Notaresco come il Casarano, club di D che vincono in trasferta contro squadre di C. Ieri il lungo viaggio di ritorno e al rientro la festa coi tifosi allo stadio Savini per celebrare il risultato. Sì, è stata una grande festa, perché hanno aspettato parecchi tifosi, tutti i giovani ragazzi, dalla tribuna, quindi rispettando anche le norme Covid, se vogliamo, con degli spari, insomma è stata una bella cosa. Credo che sia una cosa meritata, perché i ragazzi hanno fatto tanto piacere, perché effettivamente dopo una partita del genere, dopo un viaggio così lontano, insomma, sono stati veramente contenti e noi lo siamo lo stesso. Un risultato che porta come premio il match di mercoledì prossimo per il secondo turno con il Pescara all'Adriatico Cornacchia. Questa è un'altra chicca molto importante per noi, perché col Pescara i rapporti sono ottimi, tu lo sai benissimo, però questa è la prima volta che affronteremo il Pescara in una gara ufficiale, insomma, quindi Notaresco già si sta mobilitando per vedere se ci sono i posti e se c'è la possibilità di vedere la partita. Insomma, c'è molto entusiasmo a Notaresco, ma così anche la squadra. Ma ora il pensiero va al campionato, che inizia domenica con importanti aspettative. Non vogliamo nasconderci, non possiamo nasconderci. Cercheremo fino alla fine di lottare per questa promozione, se vogliamo usare questo termine, perché credo che siamo una delle 3-4 squadre più attrezzate, insieme al Pineto, perché il Pineto è sempre un'ottima squadra, il Campobasso, la Recanatese stessa e poi qualche squadra del girone laziale, che effettivamente sono delle società importanti. E questo era il nostro ultimo servizio, che potrete rivedere insieme agli altri di questa edizione sul canale YouTube della nostra emittente oppure sul sito internet www.tv6.it. L'informazione tornerà alle 23 con l'edizione della notte. Grazie e buona serata.